comunque per la legge italiana chi nasce in Italia è italiano. Insomma, vengo a dirti io che sei piccolo, pelato, quattro occhi da stanghetti in maniera ospicavaete, voluto e anche più solente. No, non te lo dico per essere una persona educata. Cosa? Lo penso, ma non lo dico. Partita moscina. Lei è proprio raffinata, signora Carla, degna della fama che la precede. Meglio che cambiamo discorso, la sua canzone parla di un problema serio. Così. Oui, oui, oui. Un problema che colpisce la Francia. Scusa, ma ho questi capelli di plastica. Ci racconti di che problema no, si non, tratta? No, non parla di un problema che è rivolto verso la Francia, parla solo di un problema italiano, perché noi francesi non abbiamo problemi del genere. E parla del problema del mezzogiorno. È un problema che voi in Italia conoscete tutti, specialmente devo dire, la nostra categoria, le donne, il problema del mezzogiorno lo conoscono molto bene, sanno quali difficoltà si attraversano e soprattutto sporge spontanea a tutti la solita domanda, cosa faccio da mangiare a mezzogiorno? Signore e signori, ecco. Carla Bruni sul nostro palco con Meodì. Un attimo, lei è il maestro? Sì, un attimo che le do gli accordi. No, perché non è che adesso io sono la presidentessa, so anche scrivere la musica io, cioè adesso vi faccio anche vedere, vedete? Sto scrivendo la musica e ho fatto proprio quattro pagine di accordi e adesso mi passo. Che ora?
Mesù di. E cosa ti faccio da mangiare? Non so. Va bene, dai, metterò qualcosa, insomma, dai. Va bene, ok, ciao, ciao, ciao. Se arriva mio marito, tira basso il Dio, che non vede pronto io da allora. Se vuoi dare una storta, meglio che mi scondi, punto i soffici dentro al microonde, ma c'è il mio Dio. Una sogna che è perché se mio Dio. Una sogna che è la contento.